Bentornati ragazzi e ragazze, sono Erma e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come potete vedere, non siamo su un solito video di Minecraft, un vlog o altre robe varie, GTA o Call of Duty, ma siamo su un altro gioco di guerra che è Heroes in General, che potete trovare, è un free to play per ora su Steam ed è ancora, credo sia ancora in beta, almeno l'ultima volta che l'ho provato era in beta. Sapevo che la versione completa probabilmente doveva essere a pagamento. Probabilmente, però non ne sono sicuro. Comunque, questa è la. Io sta versione l'ho scaricata quando era free to play. Mo' l'ho riaperta e ho fatto gli aggiornamenti. Comunque, qui nella schermata, appunto, per giocare vi dovete registrare sul sito principale del gioco. Una volta scaricato, dovete fare il login. Ci sono vari tipi di soldati che potete utilizzare. Io per ora sto usando il tedesco, così non so perché, ma mi ispirava il tedesco. Andiamo in una battaglia qualsiasi. No, vabbè, mettiamole tutte. Tanto mappe preferite per ora non ne ho, quindi tre comunque ce ne sono ancora di mappe. Comunque esiste la possibilità di esiste la possibilità di giocare anche in co-op, però in pratica come funziona? Voi non potete creare delle lobby, ma almeno per ora potete creare delle lobby, ma dovete entrare in partite che sono dei server pre-creati, diciamo, e partite già create, voi dovete entrare e voi dovete, diciamo, inviare la richiesta d'amicizia a un vostro amico e poi lui dovrà joinare. Però io l'ho provato tipo per un paio di orette con alcuni miei amici. Però anche se tipo c'erano posti liberi nella lobby, sul suo schermo o sul mio, dipende da chi provava ad entrare da chi, rimaneva la scritta entrerai appena ci saranno posti liberi, però non entrava e rimaneva comunque fuori dalla partita. E quindi spero che questa cosa la fixeranno, se non l'hanno già fissata. Ripeto, l'ultima volta che ho provato questa cosa, questo gioco tipo un paio di giorni prima che partissi, quindi diciamo un mesetto fa. E da un mesetto fa ad ora non so quando siano potute andare avanti le cose. Comunque, po come potete vedere, più o meno a dominio ci sono, diciamo, le bandiere, gli obiettivi, però voi non potete spawnare tipo sulle bandiere che conquistate, ma potete spawnare solamente, diciamo, nella vostra base. Adesso la mia base è lì sotto, non so perché mi ha spawnato qui sopra in culo al mondo del cane che abbaia, stai zitto. Poi è molto facile, diciamo, come visuale. C'è anche il mirino se tenete premuto col tasto destro. Sono molto facili i comandi e poi in caso potete anche cambiarli voi. Una figata assurda di sto gioco è questa. Ehi, fermo, fermo. Fermo! Vabbè, non uccidermi. Ok, c'è quello lì, mi ha fottuto il posto e adesso guida lui. Mamma zio, sei un mito. Cambiamo visuale. Perché devi sparare colpi random che li finisci? Io non ne ho idea. Sì, comunque, come potete vedere da come c'è scritto sopra, il gioco è in beta. C'è scritto anche beta sopra. Dai, su, correte. E sinceramente non mi ricordo qual era. Ehi, c'è un nemico qui. Sono morto, ottimo. Devo alzare leggermente il volume. Ok, ho alzato il volume. Così almeno possiamo più o meno sentire i nemici. Spawnate anche la bicicletta, qui intanto. Saliamo. Ok, cioè guardate quanto è figo. Adesso non ci porto qualcun altro perché sennò si abbassa. Da guidare è molto facile. Comunque anche in discesa va comunque. Cioè, sto gioco è bellissimo a parere mio. È proprio. Vabbè che è ancora in beta, quindi non vedo l'ora che. Lo comprerò, credo sicuramente, quando uscirà la versione completa, se è a pagamento. Però per ora mi. Madonna. Oh, quanti colpi ti ci vogliono per morire. Ok, comunque se rimanete, se diciamo ricevete pochi colpi alla volta, la vita, diciamo, si rigenera. Però se ricevete, diciamo, una strip un po' più rapida, tipo con un mitro, che ne so, tanti colpi di fila, beh, diventa difficoltosa la cosa perché
Vabbè, insomma, poi mentre gioco poi ve ne accorgete. Comunque stiamo perdendo. I miei compagni sono più scarsi della morte. Oh, vabbè, si era buggato. Diciamo che, quindi, come ho già detto, una versione più a dominio del gioco non sarà bellissima. Ehi, lancia la granata. Dimmi che ho ucciso qualcuno. Oh, ok, è esploso, però non ne ho ucciso nessuno. Ok, avete deploy. Ok, abbiamo vinto. Raid this battle. Una stella perché abbiamo perso, che i miei compagni erano scarsi. E beh, questa era molto brutta come partita. Almeno vi ho spiegato un po'. Ora ci vediamo con la prossima missione. Comunque, dato che nella scorsa partita abbiamo usato questo fucile Holz, se vi faccio vedere un po', diciamo, anche com'è la parte del menu delle armi. Adesso possiamo portarne solo due alla volta, che ci sono gli slot. Diciamo, togliamo il fucile e mettiamo il mitra. Sapete, abbiamo 8 posti occupati su 10. Perché questo ne occupa 5 e questo ne occupa 6 di posti, più due posti della granata. Ci sono qua i pallini per far capire quali sono i posti. E qui sotto ci sono tutti i gradi. Potete comprare tutte le armi che volete, però ovviamente le potete comprare solamente una volta che salite appunto di livello. A fianco a ogni arma, diciamo, c'è scritto il livello. Per esempio, vedete, andate qui sulle stelle, c'è scritto Unlocked with Infantry Assault. Vabbè, lasciate stare. 12° grado. Ora noi siamo, io almeno ho fatto tipo 4 partite in totale, fino a 4-5, sono ancora grado 2. E dobbiamo fare esperienze, diciamo, per andare avanti nel gioco. Qui potete anche potenziare, per esempio potete mettere autorepair e autorefill. Ora in questo caso le metto comunque. E potete anche comprare mirini diversi, fare, diciamo, quello che volete, poi vi sbizzarrite. Ovviamente però, sinceramente non so, penso ci sia tipo anche un livello dell'arma. Probabilmente, perché tipo, oppure, sì, vabbè, si sbloccano ovviamente questi. Quindi, no, no, penso vada avanti con. Penso che sia lo stesso del livello del giocatore. Vabbè, comunque, non per dilunghiamoci, andiamo nella prossima partita. Ah, prima, l'ultima cosa che vi volevo dire è che potete fare due tipi di combattimenti per ora, che è Staged Battle, che sono queste battaglie normali. E poi, vedete, sono battaglie normali create dai server e non influenzano la guerra, perché voi, essendo per esempio tedeschi, dovete combattere contro gli altri, dipende da quale parte scegliete di essere. Vedete, queste battaglie sono create dai generali e non posso, sono preparate, diciamo, dai generali. I generali sarebbero quelli che arrivano a questi gradi, insomma, sono comunque generali. Vabbè, ci troviamo in partita. Le mappe che sinceramente preferisco di più che. Ehi. No, il carro. Penso, secondo me possiamo ci spawnare direttamente dentro. Ma questo non lo so. No, dai, grande Flaps che mi lagga anche su questo gioco. Sei un mito, cazzo. Ok, comunque siamo spawnati dentro. Ok, ora scendiamo. Dobbiamo prendere postazione. Ok, il tasto che avevo messo per abbassarmi non mi ricordo qual è. Lo guardiamo un attimo. Gaze. Vediamo. Z. Sì, Z si coricava per terra. Poi lo premete di nuovo e si. Grande zio, sei un mito. Ah, qui comunque c'è il medico. Questa volta, come potete vedere, non ho preso il fucile, ma ho preso il mitra. Comunque anche da lontano si dimostra un'arma utilissima e molto forte. Ok, per ora l'attacco corpo a corpo non lo possiamo fare perché non abbiamo nessun'arma equipaggiata da corpo a corpo. Ehi, ci sparano però non scorre. Ecco, avete visto che abbiamo preso, diciamo, una streffa e non abbiamo più i 10 cuori di sotto. Ma ne abbiamo di meno. Dov'è? Non lo vedo. Eccolo. Vabbè. Mi ha ucciso. Ora che ci penso, sta mappa era meglio usare l'altra arma. Vabbè, comunque sempre qui devo spawnare, quindi. Spawna. Peccato che direttamente dalla lobby qui non si può cambiare arma. Almeno a quanto mi ricordo. Sì. Resumo. Ok, ogni volta che però geniamo qua dentro fa un lag incredibile, non so per quale motivo, vabbè. Un'altra cosa interessante è il fatto che se per esempio vi piace una partita, una mappa in particolare, no, cosa stai facendo? Perché queste cose in battle god devi fare. Pronto? Ehi, cosa stai facendo?
No, general, vabbè, qui vedete che sono le fazioni dove possiamo entrare. Ok, fammi entrare, maledizione. Ok, allora qui siamo in un'altra parte di mappa. Questa zona è nostra, però come vedete a fianco a lui c'è scritto 4 azzurro, che sarebbe la nostra squadra, e 2 rosso. Quindi nascosti qui ci sono 2 rossi. Ok, vedete, ne abbiamo ucciso uno. Adesso ne rimane solo uno, che però non so dove sia. Non ho idea di dove sia. Forse qui dentro? Non ne ho idea. Ottimo. Qui dentro cosa c'è? Cosa sta facendo? Non lo so, però si è abbassato. Ah, ce ne sono. Questo è il nostro amico. No, 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 non andiamo di qui. Dove sono? O almeno ora dov'è? Ce ne sono due. Dov'è? Adesso non lo vedo. Oh, e mannaggia. Guardate con quanto è rimasto di vita. Un HP. Merda. Vabbè, spawniamo a terra così almeno non lag come i porci. Ok, dobbiamo andare. Sì, B. Sono qua le rovine. No, 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 che stanno. Stanno. No. Dai, stanno. Corri. Corri, lascia fregare la stamina. Corri, dai, corri. Vabbè, ormai l'hanno preso. C'è una granata così tattica. Vai, lanciamo granate random. Ma sì. Massimo li prendiamo e gli facciamo poco danno. Ok, ne ho ucciso uno. Credo. Sì. No! Sotto i piedi, sotto i piedi. Cioè, ho sentito la granata che si avvicinava, però non. Cioè, non ho avuto proprio il tempo di reagire. Andiamo la bici, andiamo la bici. Ehi, 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 no, non ero visibile. Manna, ok. Ok, prendiamo il lanciapuffi. Questo lanciapuffi, vedete, ora ce l'abbiamo, ora non ce l'abbiamo più. Se lo volete tenere nell'inventario, lo dovete tenere così. Fermati, fermati. Grandissimo, sei un mito. Ok, controllo questo qui, era, sì? Vabbè, ma non mi ricordo. Corri, corri, porca, dai però. Guarda, quel frocio del pilota che guidava, no? Sapete dove si è parcheggiato? Lui bello si è messo dal lato giusto, perché se no se lo prendono poi gli fanno male. Quindi ora devo andare in bici, io. Rendetevi conto. A te non ti prendono, romper le palle. Togliamo dei boschi che arriviamo prima. Comunque davvero in questa mappa mi sa che ho sbagliato a prendere il mitra, perché non me la ricordavo. Cioè, mi ricordavo com'era. Però ormai avevamo selezionato. Ui, mamma mia, che big jump che facciamo. Posso saltare in bici? No, non si può saltare con la bici, ottimo. E quindi ora come ci vado in mezzo alla strada con quelli che mi sparano? Devo correre come un porco. Corri, 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 corri. Corri. Scendi, 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 scendi. No, dai, come ha fatto a vedermi che ero nascosto? Vabbè, dalla sopra c'è una vista migliore. Ok, sinceramente non so cosa sia appena successo, però lontano dalla mia base ho visto questo simbolino, che non so che cosa sia, credo sia tipo una base temporanea, credo, però mi ci fa spawnare di sopra, e quindi questo è positivo. Ora noi. Ah, siamo in un carro. Figata. No, 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 non uccidermi subito. Ma cosa sta? Lo sto sbloccando. Ah, perché era nemico. Bah, sinceramente non ho idea. Comunque non so se lo vedete, ma c'è, ecco. Vedete il lucchetto? Lo sto sbloccando. Vai. Ok, vai, 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 vai. Di prepotenza. Vai, vai. Sto veicolo non l'avevo mai usato. Lagga un po', eh. Massacrali! Vai, massacrali, massacrali! Bravissimo! Oh! Questo così si lavora, questi sono i compagni di squadra che vuoi trovare. Qui ce la facciamo a passare. Qui. Oh, sono salito a livello 3. Wow! Ah, ma facciamo anche le picche manovre. No!
dici. Bravissimo. Ecco, questo simbolo forse tipo ci sono dei mezzi all'interno dei quali puoi spawnare. Forse, mamma. Controlliamo anche questo, magari. Ah, ok, così almeno se qualcuno prova a venire di qui lo massacriamo mentre conquistiamoci, Boom, morto. No! Tutto un compagno. No. No, aspetta, conquistiamoci e dopo vai. Dove vai? Vabbè, se servo da altre parti portami. Chi che sta sperando con lanciamissili? Ehi! Vai, esci pure che gli facciamo il culo, esci! Vai! Cosa sta facendo? Esci, non ti incastrare. Cioè, sparavano da dietro questo. Figata assurda, no. Queste parti della mappa non le avevo mai viste finora. Cosa sta facendo? Perché spari? Sei idiota. Vai, vieni. Cosa vuoi fare? Vabbè, sali, idiota. Ah, vabbè, l'idiota non sale, quindi dovremmo fare tutto noi. Vai, vai, vai. L'idiota non sale. Ecco, ma l'idiota muore. Oddio, forse l'idiota ce la sta facendo, forse. Però abbiamo perso, anche se ci siamo comunque impegnati a conquistare CIA. Manteneremo. Cioè, siamo morti una sola volta, quindi. Enemy spotted lì. Ma se tipo lo calpesto. Ho ucciso! Figata! Beh, mi pare anche logico. Vai, vai, sono dentro un blindato, non ho paura. Però è un po' difficile da guidare sto coso, eh. Boom! Vai, vai, vai. Vai, vai, run. Bravissimo. Ma quel soldato è un cazzo di genio. Come fa a prendermi? Vai, che ora lo prendiamo, che ora lo prendiamo, che ora lo prendiamo, che ora lo prendiamo. Ora lo prendiamo. Mamma che volo che ha fatto. Ma se noi ci mettiamo tipo qui, davanti alla loro base, loro ci spawnano. No, la loro base dov'è? State fermi che sono un po' confuso. Abbiamo un invece. Corri! Ok, mamma mia. Questo è un nemico. Non andare in acqua. Riesci? Esci. No, 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 sta buggando tutto sott'acqua. Ok, morto. La base nemica è di lì. Verso B. Allora, qualcosa è decisamente troppo difficile da manovrare. Vediamo se riusciamo ad avvicinarci alla a B. No, aspetta. B non è la loro base, è un altro punto. Sono le rovine B. La allora, se B sono le rovine, aspetta, c'è tipo un tasto. Ecco, per vedere la mappa. Io sono questo qui. Quello è il punto nostro. Quello è il punto loro di spawn. Che noi siamo blu. Giusto? Sì, noi siamo blu. Comunque a B c'è un nemico. Quindi, ok, però c'è anche un nostro amico. Vai. Ce la puoi fare, ce la puoi fare. Dai che ti. Sto venendo. Un granate, ho 4 granate io. Vai, amico. Grandi, sta conquistando. E mi sa che l'ha ucciso. Perché prima stavano conquistando loro, adesso stiamo conquistando noi. Dai che arrivo. Ok, per ora siamo solo due della nostra squadra. No, è appena arrivato un nemico. Eccolo. Eccolo. Attento che ce n'è uno qui sotto. Ecco. Deve provare a salire il bastardo. Comunque qui sotto, No, secondo me ha fatto una cretinata. L'ho ucciso! Boom! Livello 5, credo. Vai. Vai. Esplodete granate, cose, dai. Se non lo scoprissi dove è quello lì. Dov'è? Questo è un casino.
Ah, abbiamo catturato B, ottimo. Il nemico se ne è andato a fanculo, non ne ho idea. Ok, arriviamo via. E qui i nemici non ce ne dovrebbero essere. Stiamo vincendo! Dai, guardate là sopra che bigorge che stanno facendo su quel carro. Lo ripeto, sto gioco mi piace. Mi sa che abbiamo vinto. Vai. Mancano pochissimi punti per vincere. Noi abbiamo C e B e loro hanno solo A. Abbiamo vinto. Aspetta, noi abbiamo catturato con successo il 98%. Ora scatturato 99%. Adesso abbiamo vinto. Sicuro. Speriamo colpi random, sperando di prendere qualcosa. E abbiamo vinto! Questa battaglia mi è piaciuta proprio tanto. Abbiamo scoperto un sacco di cose nuove sul gioco che non sapevo, la presenza di nuove strutture, diciamo, nuovi carichi, che li hanno implementati dopo, nuovamente. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto su Heroes in general. Se volete altri video su questo gioco, che potete trovare, ripeto, un free to play su Steam, scrivetemelo in un commento e lasciate un mi piace se volete sostenere questa nuova serie. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi! Woo!